Toscana sono nuove acque, perde meno acqua degli altri in rete. Ma questo non può essere fatto a discapito del servizio che si rende ai cittadini, che visto che pagano bollette esose che sono rincarate di 360% in 20 anni, in 19 anni. Docce calde proibite ai piani alti della città e non solo, il perché mancherebbe la pressione necessaria. È il Comitato Acqua Pubblica a tornare di nuovo all'attacco in occasione del convegno organizzato da Nuove Acque per celebrare i 20 anni della gestione dell'acqua ad Arezzo e provincia. È successo che nella politica di risparmio di risorsa idrica da anni Nuove Acque ha praticato una azione che è quella di ridurre, cioè settorizzare e mettere dei depressori, dei cambi di pressione nel circuito. Non solo cittadino, e ha tenuto più bassa la pressione in rete per avere meno perdite, essendo che le reti sono obsolete, ovviamente hanno molti punti di rottura. E queste perdite ovviamente si riducono se io riduco la pressione di immissione in rete. Però si sono dimenticati del problema di chi vive nei piani alti. In piazza San Francesco al numero 23, per esempio, al terzo piano non hanno più l'acqua calda quando vogliono, perché la caldaia, se non gli metti un'autoclave. Il piano di calibrazione attivo su Arezzo da almeno 3 anni è stato tarato, non ci sono ad oggi situazioni in cui diffusamente ci sono problematiche di pressione, sono sistemi appositamente pensati per calibrare la pressione giusta, quindi né poca né troppa, e ad oggi non risultano situazioni di questo tipo, se non le normali situazioni che possono capitare nel servizio idrico a prescindere da questa modalità di gestione.